caffè letterario chiamato Dandi a Salerno. Come ha riportato questa mattina, domenica 6 aprile, il giornale Cronache del Salernitano. Noi siamo in compagnia di queste due giovani imprenditrici che nell'articolo vengono definite eroine, perché investire oggi in questo periodo di crisi è davvero un atto eroico. E sono alla mia sinistra Michela Ceruso, 25 anni, e alla mia destra Antonella Luciano, 24 anni. Entrambe, come dicevamo, giovanissime. Allora, Michela, perché questa idea di aprire questo caffè letterario a Salerno? Allora, innanzitutto la sfida nasce dall'esigenza che abbiamo avuto noi studentesse universitarie di avere un posto dove comunque poter ritrovarsi, dove poter bere un caffè, leggere un libro e sicuramente poter studiare, poter, diciamo così, rilassarsi e sfruttando quello che è il posto che stiamo creando, quindi un posto accogliente, un posto caldo dove poter consumare prodotti genuini e sicuramente di ottima fattura. Ecco, prodotti tipici anche per valorizzare i tipici prodotti locali. Il territorio, sì, esattamente. Valorizzare quelli che sono le peculiarità del territorio salernitano e quindi andando a valorizzare questa terra così ricca come quella salernitana. Ecco Antonella, quali sono i progetti e i programmi del vostro caffè letterario? Tutti i nostri progetti verteranno sicuramente su un elemento che secondo noi è fondamentale oggi, cioè la cultura. La cultura però è intesa non solo come, ecco, libri e riviste, come ci si aspetterebbe da un caffè letterario, ma anche musica, arti visive, teatro, tutto ciò che fa parte della cultura e che deve essere assolutamente messo in primo piano oggi, perché è grazie alla cultura soprattutto che possiamo cambiare la realtà che magari a volte scomoda. Ecco, la gente, i telespettatori vogliono sapere i nomi, i programmi, i progetti. Avete delle idee di chi invitare, anche come tipologia di artisti? Sicuramente artisti, appunto, come dicevo prima, riguardanti le arti visive, ma anche cantanti, cantautori, poeti. Soprattutto cercheremo di convergere nel nostro locale persone del nostro territorio, proprio perché crediamo soprattutto in quello che è il salernitano e anche i suoi artisti. Come diceva la tua collega, quindi abbinare arte e cibo per un progetto economico ma anche di rilancio socioculturale del nostro territorio. Un'opportunità che verrà data da queste due giovani imprenditrici ad altrettanti coetanei, anche per far conoscere la propria arte, la propria musica e il proprio saper fare nel mondo delle arti visive.